Rieccoci qui su Rayman Legends, noi siamo lo staff di Game Sailors. Io sono Andrea, lo vedete lì su in cima. E oggi iniziamo il secondo livello del mondo 4. Il livello si chiama Luci Mortali e questa volta vedrà come protagonista il vecchio Murphy. Iniziamo come al solito con Rayman. Tiriamo fuori qualche segreto dietro a quella cassa. Un'altra cassa, diciamo, che ci permetteva di passare dietro. Ora qui dobbiamo stare molto attenti a questa sentinella. Come vedete, il gioco di luci del gioco è bellissimo, in quanto permette di utilizzare proprio le luci come nemico. Qui tocchiamo lo schermo del gamepad e arriva finalmente Murphy. A questo punto spegniamo, o meglio, tiriamo fuori questa piattaforma che impedisce alla luce di passare e facciamo così strada al personaggio guidato dalla CPU. Questi pulsanti vanno ovviamente premuti. Qui tagliamo soltanto la corda di sinistra per recuperare il team lì sotto e anche questa medaglia d'oro. Qui, attenzione, bisogna toccare e inclinare il gamepad in modo tale da inclinare a sua volta quella sorta di struttura. Qui invece, premendo quel pulsante, non quello sotto, accediamo alla prima stanza segreta. Anche in questo caso dobbiamo muovere questo tubo per impedire alla luce di passare e quindi di vedere il nostro personaggio. Questa stanza segreta era molto semplice. Ci becchiamo il nostro cuoricino e ora possiamo effettivamente procedere. Qui allunghiamo questo tubo, diamo poi un po' di... tocchiamo questi funghi gialli per farli diventare viola e proseguiamo. Qui tiriamo fuori un'altra piattaforma. Qui, come vedete, c'è il tubo, e quel tubo su cui passare è un vetro, quindi la luce passa. In quel caso quindi bisogna fare molta attenzione. Qui abbiamo tirato fuori un altro tin e qui, abbassando questi due tubi, gli permettiamo al personaggio, al re dei tin in questo caso, di passare. Come vedete è abbastanza non tanto semplice, in quanto bisogna un attimino studiare su questi giochi di luce, su come si muovono. Diciamo che il fatto che il personaggio si fermi e che agisca abbastanza coerentemente, in questo caso, con quello che avviene su schermo, aiuta. Ora qui ricordatevi di muovere prima questo blocco, in quanto non potreste sennò prendere quel tin lì sopra. Qua invece blocchiamo la luce che derivava da quella sentinella e poi, muovendosi da questa parte, troviamo la seconda stanza segreta. La stanza segreta che ci chiede di muovere alternativamente queste due piattaforme, questi due ostacoli per la luce, queste due barre, in modo tale da impedire a questo personaggino di essere individuato. Qui la cosa è un pochino più complessa. Ricordate che la luce non è immediatamente letale, quindi avete un minimo, meno di un secondo circa di tempo, forse un secondo, per ricoprire, per evitare di nuovo che il personaggio venga individuato. Qui spostiamo il cassettone, gli permettiamo così di salire, poi rispostiamo l'altro. Qui, attenzione, stavamo per essere individuati. Quel tin l'abbiamo salvato semplicemente schiacciandolo con quel cassettone là sotto e qui invece continuiamo a salire. Allora, qui il problema è tutto nel pulsante. Bisogna alternare la pressione e il rilascio di questo pulsante per permettere di salire.
qui ce l'abbiamo fatta e arriviamo così in, in fondo al, a questo stage. Uno stage particolare, uno stage abbastanza lento, se vogliamo, in cui appunto bisogna ragionare sulla luce e sul creare degli ostacoli per impedire che appunto la luce raggiunga il nostro personaggio. In questo caso, per fortuna, il personaggio guidato dal computer si rivela molto più funzionale rispetto a quanto visto per esempio nel mondo 3, e quindi risulta molto più semplice. I tin, eccoli qua, che si vanno ad aggiungere. Speriamo che questo livello vi sia piaciuto. Noi vi diamo appuntamento alla prossima con la prima skin segreta di questo mondo. Ciao a tutti!